Breaking Bites. Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di One Shot, una nuova rubrica del canale all'interno della quale voglio mostrarvi, giocare e parlare e condividere con voi di giochi che non richiedono let's play a più episodi, quindi non giochi di ruolo, avventure o cose simili, ma piuttosto titoli brevi, veloci, magari anche difficilissimi, del passato, del presente e del futuro. Cosa voglio dire quando dico giochi del futuro? Questo primo episodio, questo Xydonia, è infatti un titolo non ancora uscito, ad opera di questi tre signori, Dario, Walter, Luca e Vittorio, che sono anche i Breaking Bites. Si tratta di un gioco ancora incompleto, infatti questa è la demo disponibile al momento, che un titolo, come dicevo, ancora in divenire, in quanto è proprio in questi giorni in fase Kickstarter. Quindi il mio consiglio assoluto è quello di supportarli tramite Kickstarter, e vi confesso che è il primo titolo che supporto e al quale do un po' di fiducia prima della release. Uno, perché da quello che si vede, vi sto per far vedere, sembra fatto veramente tanto bene. È un progetto totalmente italiano e omaggia un genere che io ho adorato da ragazzo, quale gli shoot 'em up classici, come vedete dalla grafica, 16 bit al limite, con i cabinati, magari arcade che c'era una volta, il Neo Geo. Non il Super Nintendo, perché se graficamente ci poteva arrivare, il Super Nintendo aveva dei difetti, cioè dei difetti, delle limitazioni di velocità che non gli permettevano di raggiungere certi risultati. Ma direi che possiamo iniziare a giocare. Questa, vedete, è l'Alpha Version 2. Possiamo selezionare tra tre personaggi e altri tre saranno disponibili a quanto pare nel gioco finale. Il character design, anche se i personaggi sono quasi riconoscibili o riconducibili a personaggi più famosi del panorama videoludico e anime mondiale, sono disegnati molto molto bene. Scegliamo il protagonista, ovviamente, main character, e questo è l'assist select. Non so cosa sia, ma un aiutino non fa mai male. Allora, abbiamo 5 vite a disposizione e questo è lo stage 00, Space Chase. E il bello è che, come i giochi di una volta, siamo già nel vivo dell'azione. Bando alle ciance. Allora, gli upgrade e i bonus ce li daranno tutti i mostri, i nemici che hanno l'aura lampeggiante intorno, a quanto pare. Sembra il classico gioco, diciamo, con armi potenziabili, spero non come Gradius, però, perché era davvero troppo ostico quel gioco, e soprattutto morire in Gradius significava perdere tutti i potenziamenti ottenuti fino a quel livello, a quel momento. La voce, che non so se sentite molto bene, che parla in English, è stupenda, la voce della nave o del computer di bordo, e le musiche, la musica è veramente fantastica. Abbiamo perso lo scudo,
ci siamo fatti colpire. Power max. Ah, c'ho il burst carico in basso a sinistra. Non so ancora bene cosa sia. E in effetti con quale tasto si utilizzi. Ah no, allora, con questo abbiamo cambiato sparo. Però abbiamo potenziato di più lo sparo, lo shot principale. Vediamo. Ah, ok, perfetto. No, 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 no. Aia. Urca. Bonus. Scritte in giapponese gigantesche. Fighissimo. E siamo al boss. Senza il burst. Quindi la... ci siamo giocati il colpo speciale, diciamo così, temo. Non abbiamo lo scudo né alcun potenziamento. E il boss, anche se è leggermente diverso, parla, grida chiaramente R-Type, secondo me. Oltre alle musiche che mi ricordano tantissimo Thunder Force 4. E il primo boss, e questi sono bonus, ok. Il primo boss ha salutato, molto bene. Stage clear. Bellissimo. Finora è proprio... tra colonna sonora, grafica. La navetta assomiglia un po' a quella di R-Type, un po' a quella di Thunder Force. Stage 1B. Chissà se il prevede magari dei vivi questa avventura, perché magari potrebbe, dopo la stage 0 potremmo fare una scelta. Oh mio Dio, ascoltate la musica, ragazzi, questo è Yuzo, sembra Yuzo Koshiro di Streets of Rage, proprio preso, meraviglia. E la città è veramente bella. Mi ricorda un po' uno stage di Probotector su Mega Drive. Aia. Gioco che vi straconsiglio, che forse proprio su One Shot potrei pensare di portarvi. E come vedete qui, una volta persi i bonus, è molto più, il potenziamento è molto più difficile sopravvivere. Di già? Ah. Justice Pursuer. Bastio è il tema. Ah sì, l'avevo vista nel trailer, la moto. Aia. Ok, qui... ah, ok, perfetto. Una volta che si perde un continuo, ci viene dato un contentino, diciamo quello. Magari non so se questa è una peculiarità della demo e basta. E ci possiamo, ci salviamo dal salto. E quelli sono da colpire prima che arrivino da noi. Non so come ho fatto a non farmi colpire. Probabilmente la hitbox della navetta è più piccolo di quello che... che sembra, che è una tecnica che di solito si usa nei bullet hell, disegnare una navetta e renderla colpibile, diciamo così, in maniera un po' ridotta rispetto a quello che appare graficamente. Urca! E parlando di bullet hell, qui il gioco, ecco, si camuffa da proprio da questo genere di shooter che va che andava molto di moda fino a qualche anno fa. Adesso ce ne sono ancora, in effetti, di nuovo, intanto ne c'è qualcuno. È un genere che a me non fa impazzire, in realtà. Dai. In pieno proprio.
Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah, stavolta ci dà di sopra, va bene. Stage clear. Ok, decisamente meno facile del primo boss. Ah, forse per l'ultimo credito utilizzato. Next zone. Ah, ok, e diciamo la demo finisce qui. Prima posizione. In realtà, come vedete sotto, ci sono già due mie posizioni, ma perché ho fatto delle prove per registrare il video che non sono andate molto a buon fine all'inizio. Ad ogni modo, come vi dicevo, questo era Xydonia dei Breaking Bites. Nella descrizione del video vi lascerò ancora vi lascerò sicuramente il link sia dove poter scaricare questa demo che alla pagina di Kickstarter tramite la quale potete appoggiare lo sviluppo del gioco ancora per qualche giorno, cosa che davvero vi consiglio di fare, e noi ci vediamo con il prossimo video. Xydonia.